Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne al loro incontro e disse: salute a voi. Ed essi si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre essi erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani. Dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre dormivamo. Se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato tra i giudei fino ad oggi. Parola del Signore. Noi celebriamo la solennità della risurrezione, della Pasqua del Signore più compiutamente per ben 50 anni, per 50 giorni. Dopo di essersi preparati dal punto di vista comunitario insieme alla liturgia per 40 giorni di Quaresima, ciò che dobbiamo imparare a vivere è che si va anche oltre questo tempo, perché il fatto della passione, morte e risurrezione del Signore, che riassume e fa esplodere tutta la sua vitalità, sulla vitalità terrena, ma in cui si riflettono anche le promesse dell'Antico Testamento, che culminano appunto nella passione, morte e risurrezione del Signore, annunciando nel mondo il giorno fatto dal Signore. Questa è un'espressione che troveremo più volte nei 50 giorni. Questo è il giorno fatto dal Signore. Che significa una cosa molto fondamentale: il Dio creatore che creò tutto ciò che noi gustiamo, la nostra casa, la creazione, e che poi appunto accompagna la sua gente cercando anche la pecora che si smarrisce e non ce l'era mai, questa creazione culminò il sesto giorno con la creazione di uomo e donna. E quel giorno là poi portò al settimo giorno, in cui c'è scritto che Dio si riposò. Che vuol dire in termini più consapevoli nella lingua ebraica, ma anche nella nostra liturgia? Non tanto che era stanco e quindi si riposò, come tocca fare a noi, quanto che si incantò. Si incantò e rimane incantato della sua creazione, e rimane incantato di tutte le creature che rassomigliano a lui, mi rassomigliano. Facciamo l'uomo a mia immagine e somiglianza, a nostra immagine e somiglianza. Noi siamo dentro la nostra realtà quotidiana, la nostra vita, con questo incanto di Gesù su ciascuno di noi e su tutti noi insieme. E ciò che viene proprio a esprimere meglio tutto questo è la passione, morte e risurrezione del Signore. Una passione che è tragica, ma non è una tragedia definitiva, e anzi è il percorso qui di noi pellegrini qua giù, gementi, piangenti, valle di lacrime, e poi c'è la Santa Regina che orsù lunghe, avvocata nostra, mostrasi adesso e dopo il nostro esilio Gesù. Ecco, in questa corrente che potremmo chiamare anche nella corrente della vita, della risurrezione, in cui la tragedia
spreco, come dire, l'abbandono della nostra esistenza non esiste. E questo è un fondamento cristiano che veramente è decisivo nella nostra vita. E se noi sperimentiamo la nostra fatica, la nostra passione, è proprio in questo terreno della nostra fatica, delle nostre delusioni, delle nostre stanchezze che si inserisce nella risurrezione del Signore, trascinando tutta la sua passione e gloria. Tutta la sua passione finisce attraverso la croce in una glorificazione sua, che per altro verso non va solo. Quando sarò elevato da terra, io attirerò, in modo da convincere anche, attirerò tutti a me verso questa grandiosità della vita. Sicché non è che dobbiamo guardare in cielo, ma guardare in cielo per mettere i piedi là dove bisogna metterli nella nostra vita, in fedeltà. E noi abbiamo bisogno di impararla, di ripassarla questa storia. Ecco perché 50 giorni con le loro domeniche, che sono quelle fondamentali, ma anche nei giorni feriali, quando potendo, qualche messa almeno si può partecipare a qualcuna delle messe anche infrasettimanali. Ma io penso che siamo tutti voi, siete tutti presi da tante cose, ma almeno l'atmosfera della vostra vita, della nostra vita, un'atmosfera che le domeniche sorreggeranno per ben 50 giorni, per poi tra l'altro mettersi un tempo più ordinario, in cui però questo flusso di vitalità che il Signore Gesù effonde con il suo spirito e attraverso il battesimo e sostiene e soccorre e rialza, questo è il movimento di risurrezione in cui noi siamo già immersi. Ovviamente qua giù, pellegrini, e questo pellegrinaggio ovviamente è affascinante, ma conosce anche prove. Comunque oggi appunto per questo si prolunga subito l'annuncio della risurrezione, anche nella festività del lunedì di Pasqua, come di tutta l'ottava, con particolare insistenza. Scoppia per esempio l'Alleluia, che per tutta la Quaresima non avevamo più cantato. È uno scossone, e questa parola viene un po' dall'ebraico, è la migliore parola che anche il popolo ebraico conosceva, non proprio in italiano, così noi l'abbiamo tradotto, preso però da quella tradizione di cultura religiosa che era pre-cristiana, che portava e porta e continua a portare, anche senza che si possa dimenticare l'esperienza del popolo ebraico e quel che ha vissuto. Pensiamo quando attraversarono il Mar Rosso con gli egiziani alle spalle, affondando al di là, cominciarono a cantare. E questo Alleluia, così non sia ripetitivo, se è possibile. Possiamo appunto anche farne uno spirito della nostra vita. Non è un canto di illusione, non è un canto di evasione, non è però appunto che un canto che trova la sua collocazione più giusta proprio quando le nostre forze ci sembrano insufficienti, perché nella prova si scatena proprio un lumino di fede, questa fiducia. Siamo sì, appunto, in una corrente di risurrezione, non di maledizione, non di paralisi, non di morte. Qui il Vangelo di oggi è interessante ancora, perché questa volta è Matteo, ieri era Giovanni evangelista, e mettiamoli insieme, magari facciamo attenzione, perché c'è una bella sovrabbondanza di questi testi della risurrezione, di cui Gesù traspare appunto come il risorto che però trascina tutta l'umanità e sostiene tutta l'umanità, che ci sia la forza dei piedi per terra e dell'occhio su, per capire che si tratta di pellegrinare qua giù, il nostro posto è volentieri. Qui noi abbiamo invece il evangelista Matteo, che privilegia anche lui donne, furono le prime, come ieri c'era Maria Maddalena, che per sensibilità propria e proprio per sensibilità al femminile in tutte le risorse che le donne possono riversare anche nella Chiesa, anche nella società, pensare a questo proprio momento in cui
si è esposti a fattacci di cronaca paurosi che lasciano trasparire comunque anche il rischio di una dissoluzione di esperienze, non tanto delle donne, certamente anche loro sono trascinate a rivedere e a recuperare le proprie energie. Ma tutti noi insieme, appunto, forse qui possiamo ricordare la nostra mamma, può darsi che tutti noi si abbia avuto una mamma che in altri tempi ci ha fatto nascere in un orizzonte di vita e di vitalità di questo genere. E pensiamo anche alla risorsa di ragazzi giovani che guardano avanti e che possono avere delle prove tremende in questa nostra epoca, ma che hanno risorse veramente eccezionali e addirittura trainanti nel crescere come ragazzi e donne che guardano avanti con questa luminosità, che vivono e che trasferiscono poi noi. Perché questo Vangelo di Matteo poi è molto interessante, perché Gesù ancora una volta si presenta a loro: un saluto a voi, vi saluto. Per cui impariamo a capire che questa percezione semplice che corrisponde come a un saluto, noi la possiamo sperimentare non appena abbiamo un senso un po' rapinato, siamo salutati dal Cristo risorto. Ed è poi a questo saluto che lui continua in una maniera o nell'altra a dire pace a te, pace a te. E poi continua a dire anche a noi, anche oggi, anche stamattina, pace a te, pace a voi. Andate a dire ai miei discepoli che mi precedano in Galilea. Impariamo da questa annotazione del Vangelo anche di oggi. In Galilea, terra di dispersione, terra fuori del calore della comunità ebraica, perché era già verso fuori, e là è che noi dobbiamo sperimentare, cioè non chiudendosi, proteggendosi, ma rafforzandosi per avere un orizzonte aperto nella nostra esistenza. Certo, non occorre andare in giro per tutto il mondo, ma l'importante è non isolarsi e non soffrire perché ti sei chiuso, perché non riesci a aprirti, a vedere gli altri, ad avere la luce che Gesù riversa, come ha fatto lui nella sua vita, lo sguardo che educa a considerare le cose così come le ha viste lui, come le ha provate lui, e appunto anche nella tragedia e nella difficoltà della tua vita nessuno ti può espropriare da un'energia che tu puoi avere, anzi la gloria di Gesù è la glorificazione non dei suoi miracoli ma della sua passione, e questo anche interessa. Guardate, quando siamo sconfortati, quando abbiamo l'impressione che tutto è tran tran, peggio quando abbiamo l'impressione che è meglio lasciar perdere, tutti fanno così, andiamo avanti, per andare avanti è meglio. Può essere micidiale, come sei battezzato e cioè reso cristiano, invece è scendi da quella croce che noi ricorderemo in te, e se lui fosse sceso noi non avremmo qui la nostra fede. Noi crediamo perché c'è stato l'ultimo spasimo aperto a una infinità, l'ultimo spasimo che ha commosso la gente di allora che era attorno alla croce, ma che continua a commuovere tutti noi.